Ciao, bentornati e ritornati sul mio canale. Oggi video prodotti finiti per la persona, diciamo, in generale. E poi vi farò quello dei mangerecci, qualcosa per la casa, perché ho delle cosine nuove da farvi vedere. I prodotti sono questi, il sacchettone è gigante, è pieno perché sono tutto gennaio, siamo il 20 di febbraio, qualcosina che era già aperto da un po' e finalmente sono riuscita a finirlo. Qualcosina di dicembre, per cui non è che li ho finiti tutti nell'ultimo mese e mezzo. Sono finiti fatalità in questo periodo e io ho buttato dentro. Allora, della Borotalco, bagno doccia rilassante, lavanda ed iris, sapete che io compro, lo ricompro, ci torno spesso a comprarlo, a volte alterno, ma poi torniamo da lui, torno perché alla fine sono io che lo uso di più. E Mattia, lui piace tantissimo questo, l'ultra dolce, piace anche a me, però direi che questo è più estivo per me, lui basta che faccia bolle, per me questo è più estivo e gli altri invece sono più per l'inverno. Diciamo che hanno una profumazione gradevolissima e non mi seccano la pelle anche se hanno un inci, non è niente per la quale, non hanno nessun problema rispetto ad altri. Dicendo del Borotalco ne ho un altro, sempre questo qua, piace un sacco. Adesso volevo dividerli, poi mi toccherà entrare col bidone della plastica per buttarli via. Volevo riuscire a fare doccia schiuma. Poi due doccia schiuma che avevo preso erano video spesa, credo. Tanto che non faccio video spesa perché facciamo la spesa di solito dalle 6 alle 8 della sera e poi quando andiamo a casa abbiamo una fame bestia e non riesco mica a fare video spesa. È una cosa che anche lì ho trovato delle cose carine da mangiare, ve le ho messe nei prodotti finiti per quello. È proprio una cosa di tempistica che non ce la facciamo. Avevo preso questi due doccia schiuma dell'Angelica, 1 euro, forse 1,10 euro, uno alla lavanda e vaniglia e questo qua al, vediamo un po', caffè verde. Questo sembra di farsi la doccia col caffè latte e questo qua era buonissimo. Secondo me, delle due profumazioni mi è piaciuto molto di più questo perché questa era molto intensa, lasciava anche la casa profumata. Poi addosso no, neanche tanto. Però come profumazione preferisco l'altra. Non escludo di poter tornare a comprarla perché cioè, non è neanche una cosa costosa. Non mi pare neanche che abbia un inci così malvagio. Bello il mio rossetto che è viola e sembra marrone. E lo smalto di che colore sembra? Ah, ho messo Belle. Bella la bestia, le mie mani super secche. E poi ho finito questo, ce n'è un goccino, ma non riesco a tirarlo su, e di sicuro non mi metto a tagliare per recuperare questo goccino, non mi metto a sciacquarlo. Era scontato, credo verso dicembre, di Avon. Questo qua era miele Honey, era un set, cioè si poteva fare il set, c'era il profumino, l'acqua profumata, questo e la crema corpo. E questo io ho anche la crema corpo. La crema corpo ha proprio un colore, gialla con tipo una pearlescenza e il doccia schiuma era molto simile, era più giallo con meno pearlescenza, però lo richiamava molto. Il profumo era buono, ma non è una cosa che mi ha fatto dire ok, lo ricomprerò sicuramente. La crema corpo, anche quella non mi sta facendo impazzire, ma quest'inverno è stato freddissimo e cioè, con la pelle secca delle gambe ci ho dato dentro con le creme, per cui riuscivo a finire anche quella. Poi, vediamo se riesco a trovare l'altro che ci sono. Scusate, ma adesso tra un po' il freddo, tra un po' che comincia l'allergia, io non ho mai pace. Niente, volevo ravanare un po'. Di sempre di Avon, sono riuscita a finire questa, l'ho sciacquata un po'. Questa è la serie Planet Spa, questa era Treasure of Desert. Ha un profumo buonissimo, anche la maschera di. Ma che buono, anche la maschera viso e lo scrub di questa linea qua, la crema corpo era fantastica e mi è durata un sacco, ma sono riuscita a finirla. Dentro aveva tutte delle tipo granellini che poi si scioglievano spalmandosi e rimaneva il profumo tantissimo. Poi sono riuscita a finire a fatica e credo che le creme al cocco non le prenderò più comunque cose ai frutti perché dopo un po' mi snausea, no? Questa di Bottega Verde al cocco, appunto, vellutata cocco, sì, buona, leggera, più una cosa estiva. Diciamo non tanto estiva perché io non riesco a mettermi la crema d'estate, primaverile autunnale, però no, la profumazione dai frutti assolutamente che le evito perché dopo un po' mi snausea. Poi ne ho un paio solo, credo, non averne tenuti altri, i miei soliti detergenti Neutro Roberts anti screpolature che però ultimamente non mi stanno facendo un granché perché io ho sempre le mie mani secche, non mi stanno aiutando. Vabbè, poi dovrei averne uno, forse due, non lo so. Mattia, ho finito questo, l'ultra dolce, l'albicocca per bambini, a lui non gli fa nessun problema di capelli, di forfora, irritazione, prurito, io non riesco neanche a vederlo, è più una cosa per avere i capelli profumati. Adesso ho preso di questa linea qua l'ultra dolce, quello bianco al latte e con riso sui capelli.
è una cosa fantastica, cioè sembra quando era piccolo piccolo che si usavano le salviette, i bambini appena nati che hanno quell'odore classico, ecco, con quel doccia schiuma lì e lo shampoo ha quel profumo lì uguale. Poi, vabbè, io devo andare a random proprio, ho finito, e ho finito, no, me ne è rimasta una di scorta forse, questi, il mio solito struccante L'Oreal bifasico che ho sempre usato e che adesso non riesco più ad usare. Io parlavo con la commessa della saponeria e mi diceva che anche se io ho controllato quelli, ne avevo uno vecchio, gli ingredienti sono uguali, c'è qualcosa di diverso nella formula, perché mi ha detto che non è la prima che vede questa cosa qua. L'acqua micellare, questa qua di Sien, l'ho finita da dicembre, cos'era, quando è stato dicembre, due mesi, l'ho usata abbondantemente sul viso, sugli occhi non strucca una cipa, sul viso l'ho abbondata perché non volevo che finisse in fretta, perché è una cosa inutile, avrà un buon inci ma su di me ha fatto il nulla. Poi ho finito uno shampoo, questo Head & Shoulder 2 in 1 al limone per capelli grassi che necessitano di idratazione. Mi trovo benissimo, me l'ha fatto scoprire Simona, ciao cara, e mi sono accorta adesso, dopo questo il quarto faccone che finisco, che c'è anche il balsamo dentro, pirla proprio. E l'unico appunto che ho da fare è che secondo me questo shampoo andrebbe fatto in tubetto, perché rimane tanto da metà in poi, si fa fatica a farlo uscire. Secondo me in tubetto da spremere sarebbe un'alternativa migliore. È l'unico appunto che ho da fare, perché lo sto usando volentieri e l'ho ricomprato. Questo credo che quello che induce è il quarto che ricompro, perché non è che con i capelli corti io finisco tanti shampoo, a parte questi che loro se li bevono. E appunto questo se lo bevono, anche perché io li sgrido, perché io trovo i barattoli rovesciati in doccia, oppure i barattoli aperti che ti fai la doccia ci va l'acqua, io non lo so, cioè voi che avete più di un maschio in casa o due figli, tre figli, non lo so, ma sono così facili, così difficili da fargli capire le cose. E vabbè, questo è uno di quelli che o lo trovo aperto, lo trovo rovesciato, o non so, ce lo bevono in doccia, perché cioè voglio dire, due tre shampoo con shampoo, guarda qua che belli, tre shampoo con tre in casa con i capelli corti, vuol dire una roba assurda, non oso immaginare se avessimo i capelli lunghi. Questo di Yves Rocher, quello alla Mamelis, lo compro spesso, mi piace, tendo ad usarlo di più nella stagione che viene adesso, primavera estate, che magari quello là che forse è un po' troppo aggressivo. Poi anche si fanno più spesso le docce, magari io la faccio tutti i giorni, lo sapete, però magari mi faccio una doccia, mi dà più fastidio quello là, insomma, ognuno ha le sue manie, le sue paturnie. Questo è il mio nuovo struccante bifasico della vita, Sensitive Garnier, quello che è azzurrino e con il liquido da shakerare, ovviamente, non mi brucia gli occhi, strucca benissimo. Io l'avevo comprato 2,90, poi ho visto che costa dai 3 a prezzo normale ai 4 euro, ma da Tigotà l'ho trovato a 2,90, per cui ho trovato a Tigotà a comprarlo, che non è in offerta ma è prezzo normale, per cui lo trovo giusto. Ho finito uno dei miei soliti detergenti intimi, questi di Venus, questi qua 70 centesimi, va benissimo, non mi dà nessun problema, cos'è, 6 mesi ormai che lo sto usando, ne ho di scorta perché per il prezzo che hanno, se dovessero cominciare a darmi fastidio lo userò come shampoo per le mani. Poi ho finito la crema viso, oggi c'è un po' di sole, la crema viso, questa crema fiori di Bottega Verde, questo è al tiglio, questa è al tiglio, ne ho finite 3-4, sicuramente 3 di queste, la riprendo spesso, adesso mi sto trovando bene, cioè adesso ho fatto un periodo che usavo l'altra che avevo il fiordaliso mi pare, e gliela mettevo anche a Mattia quando proprio avevamo la pelle secchissima da freddo, e però sto usando altre cosine, al momento non la ricompro, può darsi che con delle cartoline mi ritrovo. Sto guardando che siccome sono andata in bicicletta oggi, ho il trucco che forse non ha resistito al freddo e all'aria, ho finito questo, ci avrò messo 6-8 mesi, però mi piace metterlo, e mi piace metterlo d'estate quando vado in piscina al mare, questo qua infatti lo ricomprerò quando è ora. Lo spray, questo qua, la cheratina al cocco di Bottega Verde, è il secondo flacone che finisco in vita mia, perché comunque io mi lavo i capelli tutti i giorni e usando il phon alla mattina di corsa mi spruzzo quello lì e non mi si bruciano doppie punte eccetera. Adesso non lo sto usando perché ci alziamo prima, da quando va alla scuola primaria mio figlio, certe cose le salto, però magari in estate ho visto che dopo mare, piscina, quello lì applicarlo mi lascia veramente i capelli morbidi. Poi ho finito due di queste salviette, pacchetti di salviette Biocore che si prendevano da Eurospin, erano in limited, me le ha mandate Sara,
cara, lei me ne ha mandato una scorta di 2-3 pacchi, per cui adesso le uso perché non le tengo lì a fare. Allora, hanno fatto la crema gamba la crema gamba rinfrescanti, che insomma ce l'ho, ma l'acqua micellare anche no. Le salviette erano fantastiche, ottimo inci, non bruciano gli occhi, struccano benissimo perché non le mettono in linea permanente, accidenti. Poi finito, ma i tempo me li metto nelle cose per le case. Un pacchetto di struccanti, questi ovali grossi che sono nuovi da Lidl da un paio di mesi, sono 70, costano 1,49 euro, 1,29 mi pare, sono 100% cotone, mi trovo da Dio per struccarmi, me ne uso 2-3 per fare gli occhi, per struccarmi gli occhi, non sbriciolano, non spolverano, non si spezzettano, ottimi, sì, li ricompro spesso. Mio marito ha finito la Nivea, questa soft, lui si trova bene a mettere questa, adesso di soft gli ho preso quella della Sien, lui la usa, non mi ha detto niente, gli ho chiesto ma ti sembra meglio o peggio, hai sentito tu risposte, no. Ho finito un detergente viso, quello delicato, sì, sì, delicato della Sien, mi trovo bene, ne ho parecchi in uso, ne ho almeno 3 in uso, per cui non lo ricomprerò, però quando non ho da andare di qua o di là, sicuramente vado a ricomprare quello. Poi un solvente per unghie, questo Parisien rosso, che è quello che uso sempre, non lo trovo più dove vado a fare la spesa, lo prendo dalla saponeria quando vado, costa uguale, per cui al momento va bene. Un po' di dentifrici, sarà che non c'è quello di Mattia? Il mio solito Elmex, quello arancione, io lo uso da una vita, me l'ha fatto usare la mia dentista e non lo mollo più. Mio marito ha il suo solito Hemoform, questo Alifresh, adesso la prossima volta ne troverete uno diverso, se non me lo butta via, perché gli ho trovato il deodorante e cose che me le ha buttate in mattoniera, disgraziato, se non me lo butta via è diverso quello della prossima volta. Poi questo che ho finito, ne avevo uno lì da finire, Yves Rocher, questo qua al mandorla della California, non lo fanno più trovato, più visto, mi trovavo bene, era senza sali d'alluminio, ultimamente mi stava un po' abbandonando, nel senso che non teneva più come prima, l'ho finito, comunque non lo fanno più, ma non è che il problema è se ricomprarlo o no. Della linea che vi dicevo, Avon Planet Spa, ho finito la maschera, sì, la maschera viso, buona, sì, ma il profumo era buonissimo, ma buona, sì, ma niente di eccezionale, non la ricomprerò. Ho finito, dovrei tagliarla per finire le cose che vedete qua, questo scrub all'olio d'argan di Omia, non mi fa né caldo né freddo farlo o non farlo. Io adesso sto usando quello di Aerospin con il tubetto arancione, userò sempre quello perché non mi vanno i granellini negli occhi, scrub al giusto, costa poco, per cui non vanno neanche a cercarne altri. Io sono molto abitudinaria su alcune cose, su altre cose mi piace provare. Poi mio marito ha finito il suo deodorante solito della Nivea, questo qua, lui non lo molla. Ne ho finita una e arriverà anche l'altra, questa proprio me la bevo, questa qua, ne ho 4, sì, 4, ne avrò 6 creme mani dentro nel cassetto, questa è quella che metto tutte le sere, adesso è il periodo che comunque comincio a mollarla perché sì, c'è freddo, ho bisogno di crema, ma ne ho bisogno di una meno, però quella lì tutto l'inverno, assolutamente, mani nuove la mattina. Io ho finito il mio deodorante, che di Nivea uso solamente questo, Protect and Care, 48 ore, questo blu così, è l'unico che mi tiene, non mi dà fastidio, ma comunque dovrebbe avere i sali d'alluminio, però continuo ad usarlo perché senza sali ho visto che non reggono. Poi cestino questa perché non riesco a finirla, era sul giornale in omaggio, crema mani luminosa protettiva con gelso bianco, liquirizia, olio d'oliva e un sacco di al muschio bianco, non sopporto la profumazione, non la sopporto, la spalmo, si asciuga come neanche l'avessi messa. E cioè, se devo mettermi una mano, che è una crema che mi dà fastidio l'odore, neanche non mi sembra di averla, mi rimane solo l'odore ma non la crema, per cui la cestino, assolutamente non la voglio più vedere. Questo praticamente sono riuscita quasi a finirlo, formula pura, non viene più su, non riesco a raccoglierla anche se lo giro e comunque sia un po' collato, diciamo, però mi sono trovata bene, ne ho aperto un altro, però le unghie completamente sfasciate, adesso sono tornata a quello di Bella Oggi al calcio e questa l'ho accantonato un attimo, però è una base che l'ho usata molto d'estate, mi piace un sacco, l'avevo presa quella là di scorta in offerta e la userò sicuramente, vedo adesso come vanno le unghie, perché appena ricomincia la stagione di poter stare un po' il sole eccetera, io e la mia vitamina D, che rientrigo con il di base, comunque ho visto che quando è il momento di stagione del sole, da diciamo da maggio a settembre, le mie unghie rinascono perché stanno al sole, non lo so, probabilmente è una cosa di ossa. Cestino l'ho comprato in un momento che non l'avevo in borsa, mamma mia, sembro marrone verdina, però scrivo.
cestino questo dell'Equilibra, questo euro, non avevo niente in borsa, l'ho preso e costava 2 euro qualcosa, cioè pazzesco, cioè colla, colla sulle labbra, a parte non è neanche finito lontanamente, cioè l'ho usato un paio, a parte l'odore che è sgradevolissimo secondo me, ma colla sulle labbra, una roba allucinante, no, ma chi me lo fa fare? Poi non l'ho neanche, sono arrivata qua, cioè un'altra crema inutile veramente, crema, l'avevo presa per mia mamma questa mi ricordo, ma anche a lei dà fastidio l'odore, per cui voglio dire, hai voglia, gli dà fastidio l'odore a lei, gli dà fastidio l'odore e non lo so, anche a me dà fastidio l'odore, poi non idratano, non si asciugano, ma cioè, non riesco neanche a finirle, io se devo andare in giro con con le mani che fai così e ti praticamente lavi, io le mani sudate, cioè se ho delle creme che non si asciugano veramente vado in giro, faccio così e faccio le gocce dappertutto, no che schifo, se io un'immagine orrenda lo so, ma sapete sono così, dovete prendermi così. E poi sarebbe un tipo decurting make up alla fine, però cestino un po' di mascara sicuramente, ne ho una quantità industriale. Allora questo che volevo riprendere in mano e ha preso un odore sgradevolissimo di Essence, ma è un bel po' che è aperto, tutti quelli che vi faccio vedere non sono un bel po' che sono aperti, questo che se non la smetto di comprare i CN in limited edition, che solo quello nella linea permanente non mi dà problemi, non ha odori strani, questi hanno sempre un odore sgradevolissimo e comunque mi dà fastidio agli occhi. Questo avevo provato a prenderlo di Astra, era quello con lo scovolino, quello piccolino, cioè è già tutto, era già secco quando l'ho aperto, adesso proprio aprite cadono i pezzi. Poi altro sempre di Astra, questo era il Black Explosion e anche questo era secchissimo, cioè ha già il coso tutto secco, ma proprio non viene su prodotto, cioè non, solo nella punta, erano già secchi quando li ho aperti, mezzi secchi, e li avrò usati 4 volte, sì, questo, devo dire che se non fosse così secco, questo qua che è questo X Lash Volume, se non fosse così secco, lo scovolino piccolo, eccetera, non sarebbe male, l'ho comprato già secco. Questa era una cosa oscena, lo butto via perché è una cosa oscena, se riuscissi a farvelo vedere dritto, di New York Color, Get It All, questo, anche questo addirittura non si riesce neanche ad aprirlo. Questo invece è pastoso da morire, e poi l'effetto, niente di che. E poi questo che è di Essence, questo probabilmente l'avrò preso che era già stato aperto, è quello waterproof. E anche qua andiamo sul secco andante, ce n'è solo sulla punta, tirano su solo sulla punta e non mi fa niente, non so se è perché è waterproof che non mi fa effetto, un bel effetto eccetera, ma le fa solamente pettinate, cioè le mie le fa pettinate e nere colorate, ma non so spostare, ma niente di sconvolgente. E poi però li terrò perché so che ogni tanto Tigotà fa il rottamazione make up, per cui li ho tenuti per un po', ma adesso li butto. Questa perché ha veramente, li hanno cambiato anche, l'hanno riformulata e cambiata, cioè questa la butto perché avrà, non esagero, ma 4 anni sicuri. Per cui questa me l'avevo mandata la Eli, che ci eravamo scambiate, ciao cara, ci eravamo scambiate i fondotinta, le meraviglie, ce le eravamo scambiate, io il mio e lei ha mandato me questo, no, cioè, veramente, era quello della collezione dell'anno scorso, la The Artist, questo qua, era lo 01, che se non mi sbaglio lo 01 e lo 02 erano quelli che non hanno avuto problemi, cioè, a parte così, cioè lo mettete e dopo lo ritrovate tutto da un'altra parte che si sposta, lei dava problemi perché e non era abbastanza per la sua pelle secca e io con la pelle grassa peggio che peggio, oh, ma che ciofecca. Poi butto questo perché anche questo non so, si è crepata tutta la cialda, vedete lì si è crepata tutta la cialda, è di Madina, è un fondotinta compatto, c'era stato un periodo che mi aveva preso una mania Madina, ma Madina è comunque famiglia sorellina di Kiko, è stata assorbita un paio di anni fa, più costosa, ma tanto ormai Kiko ci va in pari, anzi mi sa che costa meno Madina, e non mi ha fatto impazzire, si è seccata tutto in quella maniera lì, avrà 2 anni qualcosa, per cui via via. E poi butto questi che erano della collezione di primavera, non dell'anno scorso, ma quella dell'altro anno,
E dovrei averne un altro forse che gira. I Frosted Look, ne ho due. Io avevo lo 06, lo 02, ma forse avevo anche il rosa, non lo so. I matitoni labbra, perché hanno preso un odore, mamma mia, sono andati a male questi, ma erano già schifosetti all'inizio. E io avevo preso quelli della collezione l'anno scorso, che sono simili e che riesco a indossare solamente con il primer sotto delle labbra, perché questi qua mi disintegrano le labbra. Spero di riuscire a farmi anche quello mangereccio. Intanto un bacione, ciao!